attraversata dal fiume Bisenzio, splendido habitat naturale di affascinanti specie faunistiche. Prato, da sempre conosciuta per la produzione dei suoi variopinti ricamati tessuti, è anche una città ricca di tesori storici, artistici e architettonici. Prato è una città di quasi 200.000 abitanti, nel cuore dell'Italia, siamo proprio in mezzo, a 20 km da Pistoia, a 20 km da Firenze. Facilmente raggiungibile perché qui vicino c'è le uscite dell'autostrada A1, della Firenze Mare, e oltretutto in pochi minuti di treno si raggiunge la stazione centrale di Prato, la stazione del Serraglio di Prato, la stazione di Borgo Nuovo di Prato, da Santa Maria Novella. E anche per chi atterrasse a Pisa, ci sono pullman e collegamenti ferroviari che nel giro di 45 minuti ti portano in centro città. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista logistico, è veramente semplice raggiungerla sia da nord che da sud del paese. Le prime testimonianze della città di Prato risalgono al X secolo, quando in un documento è menzionato l'antico borgo di Cornio, poco lontano dall'attuale Piazza Duomo, e quello più piccolo di Castrum Prati, sorto in relazione alla residenza fortificata degli Alberti, corrispondente all'area ad ovest dell'attuale Castello dell'Imperatore. Prato è conosciuta per essere sede di uno dei distretti industriali più importanti d'Europa, e storicamente lo è, e ancora oggi effettivamente lo è. Ma è anche una città che ha un passato perfettamente conservato, con un centro storico di impianto medievale assolutamente sorprendente, e con una visione che negli ultimi 30-40 anni, grazie alle varie amministrazioni, si sono succedute, in realtà è stata molto proiettata verso il contemporaneo, dal teatro all'arte. Uno dei luoghi da sempre simbolo della cultura pratese, rappresentante uno dei tasselli più importanti della storia del teatro italiano, è il bellissimo Teatro Metastasio. Al centro di un'attentissima attività di restauro, il teatro si mostra oggi agli occhi dei visitatori in tutto il suo antico splendore, con il suo ampio palco, l'antico orologio sorretto da puttini e le sue bellissime decorazioni, dipinte in stucco ed in legno dorato. Prato è una città toscana, tipicamente toscana, un bellissimo centro storico, parchi tutto intorno, un museo di arte contemporanea che sta vivendo adesso la propria rinascita, in un bellissimo, oltretutto in una bellissima collocazione, e il parco urbano che sta per nascere, anche questo entro un paio d'anni sarà terminato e sarà una esperienza che avvicina la nostra città a quello che hanno fatto Berlino, Londra, Parigi, le grandi capitali europee. Insomma, tanto da vedere, tanto da gustare nella piena, tipica accoglienza toscana. Il centro storico di Prato, a partire dalle mura trecentesche e a partire dal castello Federiciano in Piazza delle Carceri e dalla Basilica di Giuliano da San Gallo nella stessa Piazza delle Carceri, è estremamente ben conservato. Cuore della città e nucleo originario di Prato è la bellissima e accogliente Piazza del Comune, creata alla fine del XII secolo all'incrocio delle due direttrici medievali che dividono la città storica in quartieri. Gioiellino della piazza è la Fontana del Bacchino, copia novecentesca dell'originale realizzata da Ferdinando Tacca, ed ora custodita nell'atrio del Palazzo Comunale. Nella stessa piazza si erge solenne l'antico Palazzo Pretorio.
senz'altro si può fare un passaggio in questo palazzo, che è Palazzo Pretorio, che è il cuore in Piazza del Comune e che è stato riaperto al pubblico dopo 17 anni con un progetto che alla fine degli anni 80 era stato ideato da Gaia Aulenti e che poi è stato seguito da 4 amministrazioni ed è stato riaperto il 12 aprile del 2014. A Palazzo Pretorio ha sede ovviamente la collezione più importante della città. Questa è la Gipsoteca che presenta la parte più recente della collezione, quindi Lorenzo Bartolini, scultore tra 7 e 800, e l'ultima parte arrivata alla collezione, che deriva da una donazione della Fondazione Lipschitz. Un pezzo di quella donazione è a San Pietroburgo, l'altra è qui ed è di uno scultore meraviglioso, non così conosciuto quanto dovrebbe essere, è uno scultore del Novecento. Scendendo le scale del palazzo, lungo i 3 piani, 2 mezzati del palazzo, in realtà si compie una storia a ritroso della città fino ad arrivare al primo piano, dove ci sono i meravigliosi fondi oro di Filippo e di Filippino Lippi, piuttosto di Fra Diamante, di Daddi e di Domenico Di Michelino e di non so quanti altri. Imperdibile per chi viene a visitare Prato una visita al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, nato alla fine degli anni 80, verrà nuovamente inaugurato il 16 ottobre 2016 dopo un'operazione iniziata quasi 10 anni fa, che ha comportato il raddoppio del museo, che ha una collezione d'arte contemporanea invidiabile, con oltre 1000 pezzi raccolti nel corso di questi 30 anni. Arte contemporanea ed arte rinascimentale si intrecciano nella città di Prato. Il Duomo, sul cui portale principale si ammira il pregevolissimo rilievo di Andrea della Robbia, ospita nella parte laterale il bellissimo pulpito, copia dell'opera realizzata tra il 1434 ed il 1438 da Donatello e Michelozzo. È da qui che l'8 settembre di ogni anno avviene l'ostensione della Sacra Cintola della Madonna. Buon cibo, buon vino, cultura, tante attività, una presenza quasi quotidiana di eventi e di possibilità di vivere questa città. È a Prato che nasce la moda italiana e mondiale. Storicamente la nostra città ha basato la propria ricchezza sulla produzione tessile, i tessuti più belli del mondo, i tessuti più tecnici, l'innovazione proprio in questo settore. Quest'anno, dopo tanti anni, è tornata ad essere la prima provincia per esportazione del suo prodotto di riferimento, appunto, i tessuti. Oltre il 14% dei tessuti nazionali sono prodotti qui e sono prodotti di grande qualità, con cui si fa l'alta moda oppure la produzione tecnica. E nel corso del tempo, poi piano piano, si è sviluppato un settore importante legato all'ICT, alle nuove tecnologie. Quasi 800 aziende, più o meno grandi, che fanno reparto in questo settore e stanno crescendo. Alcune con tantissimi dipendenti, altre con pochissimi addetti, ma un settore significativo. Prato ha utilizzato vecchi capannoni industriali e li ha riutilizzati per i servizi e per la cultura. Prato è così, si è riconvertita. Splendido esempio di archeologia industriale e di riconversione di un ambiente produttivo è il Polo Campolmi. Si tratta di uno stabilimento ottocentesco, rimasto in funzione fino alla fine degli anni 90 ed oggi diventato istituto culturale e di documentazione Lazzerini. Si tratta di una delle più belle biblioteche dell'Italia centrale, ricca di volumi e materiale multimediale. È la biblioteca della città, la biblioteca Lazzerini, che è la prima biblioteca, una delle prime in Italia ad aver individuato anche una sezione multiculturale ormai 20 anni fa. Particolarmente interessante e frequentata soprattutto dai più giovani è la Sala del Cinema.
All'interno del polo Campolmi, il cui simbolo è l'imponente ciminiera costruita nel 1896, affiancata nel vasto cortile interno dalla storica vasca di stoccaggio dell'acqua, ha anche sede il Museo del Tessuto. Al suo interno un sorprendente viaggio tra la moda e le sue tendenze, tra materiali e colori, attende il visitatore. Particolarmente interessanti sono lo spazio interattivo della sala materiali e processi e le sale dedicate alla storia industriale tessile di Prato. Negli ultimi anni ci siamo resi conto che non è soltanto moda e manifattura, ma è anche una serie di produzioni di eccellenza qualitativamente molto elevate, soprattutto nel settore enogastronomico. E quindi siamo veramente orgogliosi di approfondire adesso anche la conoscenza dei nostri produttori locali, che sono a chilometro zero. Non ve lo dico da sindaco, ve lo dico da cittadino, forse con gli occhi dell'amore per questa città, ma è un'esperienza importante, una scoperta per molti. Prato è conosciuta per altri aspetti, ma è bella da vivere. Chi viene sempre, costantemente, ci dice: non la conoscevo, sono rimasto impressionato, favorevolmente impressionato. Ecco, lasciatevi impressionare anche voi, vi aspettiamo davvero a braccia aperte nella nostra meravigliosa città. Espressione della Toscana più bella ed accogliente. Prato, con oltre 100 etnie diverse, è il luogo in cui il visitatore potrà scoprire le sue tante bellezze e le sue tradizioni, lasciandosi incuriosire, inoltre, dagli usi e i costumi di chi questa meravigliosa città l'ha scelta come seconda terra.